12 e il 13 giugno prossimi i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su ben 4 referendum. Al centro dei quesiti ci sono temi come l'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. L'importanza di questo voto è sui 4 quesiti in pratica. I quesiti sono 2 sull'acqua. Chi vota sì praticamente vota contro la proposta di privatizzare ulteriormente fino al 70% la quota delle società partecipate sull'acqua. Chi vota no vuole che si arrivi appunto a poter dare ai privati fino al 70% della copartecipazione col pubblico. Poi abbiamo il referendum sul nucleare, stessa cosa. Chi vota sì vuole che vengano introdotte le prime 4 centrali nucleari proposte dal governo. Morate per un anno, però fra un anno ci sarà la proposta di nuovo del governo, quindi per minimo 4 centrali. Chi invece vota no vuole che ci siano quantomeno le prime 4 centrali nucleari di terza generazione. Poi c'è un quesito più politico sul legittimo impedimento. Chi vuole andare a votare per il sì, per cercare di abrogare la legge che permette e permetterà al primo ministro e ai ministri di poter usufruire di un legittimo impedimento, quindi autodichiarare che non si può andare al tribunale. Chi invece vota no vuole appunto confermare questa legge e la reputa consona. Rispetto a altre campagne referendarie, l'informazione sul voto ancora non c'è stata. Molta gente ci chiede: ma c'è il referendum oppure non c'è il referendum? Il 12 e il 13 giugno ci saranno. Dibattito sull'informazione fornita dai mass media ai cittadini sull'argomento è molto acceso. Noi di Scandicci.tv siamo andati per le strade e per le piazze di Scandicci per capire quanto siano informate le persone, in particolare i giovani, sull'appuntamento referendario e da quali canali hanno avuto le informazioni. Hai saputo che il 12 e 13 ci sono i referendum e andiamo a votare. Volevo sapere se lo sapevi, quanti e quali quesiti vengono, sono appunto per il referendum. Sì, lo so che si vota il 12 e 13, lo so. No. Sì, cioè sull'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. Uno è per l'acqua pubblica, uno è per l'energia nucleare, uno è invece per il legittimo impedimento. Senti, mi vorrei sbagliare, ma sono 3. Credo, non so, eh. Cioè il referendum sull'acqua, su il nucleare e il legittimo impedimento, sì. Beh, non l'ho saputo, però io credo sia in 2. Poi il nucleare e l'acqua, va bene? Quello non capisco io, a parte il nucleare, ma l'acqua, come sarebbe a dire in privata, non privata? È quello che io vorrei sapere, perché io non capisco nulla ancora. So che sono 2 sulla privatizzazione dell'acqua, uno sul nucleare e uno sul legittimo impedimento. Sì, lo so che andiamo a votare. E da dove l'hai saputo? Attraverso la TV. Giornali, televisioni. Televisioni, giornali. Dalla Rai 3 ho saputo. Sapere, diciamo, l'ho saputo attraverso giornali o comunque televisioni e anche parlandone in famiglia, anche attraverso la radio, quindi nel senso mi ritengo abbastanza informato sul fatto che ci fosse stato il referendum. Certo, però non è che fosse stato molto pubblicizzato, diciamo, secondo me. Prima da internet, poi in televisione li ho visti proprio in questi ultimi giorni. Ricordiamo che i referendum sono 4, di cui 2 sono sull'acqua pubblica, 1 sul nucleare e l'ultimo sulla giustizia. Sarà un'altra occasione a disposizione degli italiani per esprimersi democraticamente, esercitando così un diritto-dovere di tutti i cittadini.